Dolcezza ben approdati in Irexia Fornelli. Oggi andiamo a preparare i biscotti Excelsior, tipici pasticcini della tradizione siciliana. È molto importante eseguire ogni passaggio alla perfezione per la buona riuscita. Iniziamo dal burro, che deve essere a temperatura ambiente e tagliato a tocchetti. Lo versiamo all'interno della planetaria, agganciamo a frusta e azioniamo a velocità 2. Adesso aumentiamo alla massima velocità. E a questo punto possiamo aggiungere lo zucchero a velo, poco per volta. Vedi, questa è la consistenza che devi ottenere, una sorta di panna montata. Infatti il burro è diventato totalmente bianco di quanto è stato montato. Deve venire una vera e propria crema al burro. Adesso andiamo a versare il latte sempre a temperatura ambiente, poco per volta, e con le fruste in movimento. Puliamo la ciotola nei bordi e amalgamiamo ancora un attimo. Adesso incorporiamo in più riprese la farina 00 setacciata e lo facciamo a mano con movimenti dal basso verso l'alto. Non lo faccio in planetaria perché altrimenti si andrebbe a perdere la friabilità dei biscotti. Quindi ci vuole un pochettino di pazienza. Vedete, all'inizio sembra che la farina compatti troppo, ma poi una volta che lo vai a lavorare ritorna morbido, e questo è il risultato. Andiamo a trasferire all'interno di una sac à poche o, come nel mio caso, in una siringa per dolci, così diamo forma ai nostri biscotti. Mettiamo un po' di impasto sotto la carta forno, in questo modo lo andiamo a fermare. Questo è un piccolo trucchetto, e facciamo le classiche forme a S o a lingua di gatto, distanziandole e cercando di farle il più simile e uguale possibile, perché poi andranno uniti. Oppure un'altra forma che gli puoi dare è tonda, e si fanno così. Altra cosa importante: quando dai la forma, tieniti alto. Poi più li fai e più ti vengono bene. Anche qui è tutta una questione di pratica. E li cuociamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per 10-15 minuti. Si devono leggermente dorare. Intanto facciamo quelli a ferro di cavallo o a U. Mi raccomando, tieniti alta con la sac à poche o con la siringa, perché altrimenti ti vengono sottili. Invece in questo modo gonfiano in cottura. Per il ripieno invece vado a mescolare il burro tagliato a pezzettini e ammorbidito a temperatura ambiente con 3 cucchiai di marmellata d'albicocche o d'arance, essenza di mandorle amara, 1 cucchiaio di glucosio, di cui trovi la ricetta sul canale. Quindi non vado ad aggiungere ulteriore zucchero, perché già è presente nei biscotti, nella marmellata, e poi c'è questo dolcificante fatto in casa. 2 cucchiai d'acqua. Mescoliamo. Poi dobbiamo dare al nostro ripieno il tipico colore verde, quindi aggiungiamo qualche goccia di colorante giallo e del colorante blu, ed infine inseriamo anche la farina di mandorle e lavoriamo il tutto con le mani fino ad ottenere un panetto verde. Qui ancora c'è bisogno di colorante perché era troppo poco. Ovviamente amalgama per bene, perché il colore si deve uniformare, e direi che questa tonalità mi va più che bene e non è artefatta, quel verde brillante che spesso si vede ma che di certo non dà quell'aspetto naturale. E anche questo panetto lo trasferiamo all'interno di una sac à poche o sempre nella siringa per dolci. Ok, andiamo a farcirli. Per farlo andiamo a mettere un pochino di ripieno al centro di uno, prendiamo il suo gemello e poi chiudo delicatamente. Ripieno mettine, così si vede che fuoriesce. Mi raccomando, premi molto delicatamente perché sono delicatissimi. A questo punto c'è l'ultima fase, cioè quella della decorazione, fatta con cioccolato fondente sciolto con un tocchetto di burro. E intingiamo una metà del nostro biscotto.
mentre l'altra andrà lasciata bianca. È proprio questa la particolarità dei biscotti Excelsior. Adagiamo sulla carta forno e solitamente vengono decorati con granella di pistacchi oppure con codette colorate, ma si trovano anche con granella di nocciole. Infatti io adesso li farò pure così. Momento di pura libidine. Poi il cioccolato si andrà a consolidare e creerà un buonissimo contrasto.